Napoli io penso che abbia scelto bene perché c'è un allenatore giovane, emergente, che sta mettendo a posto le cose, come abbiamo visto. Io non sono stato contattato dal Napoli, sono stato contattato dal Milan, come sapete dopo poco che ero stato esonerato, poi è stato deciso di pagarmi rimanendo a casa e sono rimasto a casa. Quindi non è lei che è lei e il Milan che non avete trovato l'accordo, è stato un problema superiore alla sua Ci sono volontà. stati dei ragionamenti dove poi il finale è stato questo qui, per cui si prende atto di quelle che sono poi le conclusioni dei discorsi fatti. Discorso concluso? Milano. Sì, discorso conclusissimo, anche perché anche loro hanno scelto un altro allenatore giovane, emergente, bravissimo come Pioli, esperto, oltre che abbastanza giovane, confronto a me sicuramente. Spalletti, per una volta da osservatore esterno, che campionato sta vedendo? Molto aperto in vetta con tre squadre che si giocano lo scudetto, ma anche la corsa Champions potrebbe riaprirsi per l'ultimo posto. Allora, io vedo un bel campionato da spettatore, sicuramente la Juventus che è avvantaggiata, ma vedo un Inter fortissimo, un Inter che ha fatto dei risultati importanti e mi fa piacere che abbia dato seguito poi a quello che è stato il lavoro degli anni precedenti, perché poi vedo che si va a cercare sempre il confronto, ma in questo caso qui si parla in termini di risultati e di obiettivi. Noi avevamo i nostri obiettivi e li abbiamo raggiunti. L'Inter ha i suoi obiettivi e è naturalmente in corsa per poterli raggiungere e sta facendo molto bene quello che è il lavoro che debbono fare. Ecco, mister, la vedo un po' dispiaciuto magari di non essere potuto continuare, di non aver potuto continuare magari all'Inter, visto che mi dice non siamo riusciti ad avere un'altra opportunità perché hanno scelto di farmi rimanere a No, casa. lei mi vede male, mi guardi meglio e vedrà che dipende con che occhio mi guardi. Non ne ho altri. Sto benissimo nel senso che loro hanno fatto le proprie scelte, io penso di aver portato. È una situazione molto differente quella di ora, che non possono essere accostate. E dico che noi abbiamo fatto, non è che vadano messe a confronto quel periodo e questo periodo, oppure che tu hai fatto bene, lui ha fatto male o viceversa. C'è stato un lavoro di continuità e mi sembra che l'Inter lo stia portando avanti nel modo più corretto possibile e, come ho detto prima, sono in linea con quelli che debbono essere i risultati per poi dare seguito a questa crescita. Ecco, ma allora l'obiettivo per l'Inter deve essere lo scudetto, visto No, che comunque. questo non me lo domandi perché non sono adatto. Mister, tornerebbe a Roma nel suo futuro? Prego? Un ennesimo ritorno a Roma nella sua carriera, Ma le piacerebbe? ora non lo so quello che capiterà, per cui mi farà piacere se ci sarà da prendere poi delle posizioni importanti per ridare forza a un risultato e ridare soddisfazione a degli sportivi. Non so chi potrà aver bisogno, mi sembra che la Roma sia in buonissime mani, anzi. Devo dire che è stato bravissimo, lui ha una cultura di calcio sua, doverla poi sistemare in base all'ambiente dove è andata a allenare, in base a quelle che sono state le complicazioni di una piazza importante come quella di Roma, e anche lì sta facendo molto bene. Mister, cambio campionato, come vede l'Empoli? Terzo cambio di allenatore, una squadra che ovviamente all'inizio dell'anno ci si aspettava
di vedere in altra posizione di classifica. Ecco, io le chiedo appunto come la vede, visto che il girone di ritorno è appena cominciato e a parte il Benevento comunque la classifica non è così lunga, anzi è abbastanza corta, quindi... Io penso che l'Empoli abbia le potenzialità per risalire e per andare a ricollocarsi in una classifica nobile, nonostante che ora abbia avuto delle difficoltà. Non so quali siano state, però probabilmente l'esperienza di uno come Marino gli farà molto comodo, è abituato a questo tipo di situazioni, personaggio sicuramente che conosce quello che è il calcio che vuol fare e ogni volta che ci ho giocato contro ho avuto sempre delle grandi difficoltà. E penso che l'Empoli abbia, come dicevo prima, abbia la squadra sicuramente giovane, però con le potenzialità per risalire. Mister, non per voler fare le scarpe a nessuno, perché abbiamo detto prima la Roma, ma con la Fiorentina non c'è mai stato un contatto, visto che si parlava come lei, come possibile allenatore dell'era commisso? Come... Guardi, io non sono di quelli che ho rifiutato questo, ho rifiutato quell'altro... Se c'è una situazione si prende in considerazione, si parla. In questo caso qui io parlo di quello che mi è successo.